Buongiorno ragazzi, con questa lezione vorrei dedicarmi a cittadinanza, riprendendo in realtà dei concetti che non vi sono affatto nuovi, nel senso che li abbiamo già ampiamente più volte incontrati in geografia, parlando dei vari stati e delle forme di governo, e che quindi mi piacerebbe, ora rivedere con voi e, entrare nel dettaglio per analizzare degli aspetti, dei quali non ci siamo occupati. Innanzitutto diciamo che faccio riferimento al libro di testo a partire dalla pagina 32, poi naturalmente vi segnalo e ricordo quali sono le parti che dovrete studiare nel dettaglio. Come vedrete e vedete già ora, la pagina si apre con la nostra parola chiave, cioè Stato, lo Stato e le forme di governo. La prima cosa da vedere quindi nel dettaglio è che cos'è lo Stato. In realtà, se ricordate bene, all'inizio dell'anno nel programma di geografia abbiamo già affrontato questo tema. Abbiamo visto come nel nostro comune modo di parlare, Stato, nazione, diventino sinonimi. In realtà non è così, perché lo Stato è di fatto l'organizzazione politica, è una forma di organizzazione politica che una comunità si dà, e che è basata su tre elementi essenziali. Il vostro libro vi ricorda che la nascita dello Stato moderno di fatto si verificò alla fine del Medioevo, quando finì il sistema feudale e quando il potere, cominciò a concentrarsi nelle mani dei sovrani, che divennero quindi i responsabili diretti, dello Stato di cui erano a capo. I tre elementi su cui si basa lo Stato sono popolo, territorio e sovranità. Il popolo innanzitutto sono le persone, naturalmente, che vivono in uno Stato e che hanno diritti e doveri che costituiscono la comunità politica che partecipa alla vita dello Stato, come vedremo. Il territorio, naturalmente, è l'area delimitata dai confini politici all'interno della quale, appunto, si esercitano le autorità e quindi, diciamo, è quello che noi automaticamente associamo Stato al concetto di Stato. Pensiamo alle cartine politiche, per esempio. Di fatto è il territorio, l'area geografica delimitata dai confini all'interno dei quali vive il popolo. Sovranità è invece il concetto più complesso, anche se di per sé non è particolarmente difficile. È proprio il potere che lo Stato esercita su un territorio e sulla popolazione che in quel territorio vive. Attraverso che cosa? Attraverso le leggi. L'ordinamento giuridico citato dal vostro testo sono naturalmente le leggi. La sovranità appartiene esclusivamente allo Stato. Si dice che, in tempi moderni naturalmente, ogni Stato è sovrano. Vuol dire che all'interno di un territorio e sulla popolazione che vive in quel territorio, soltanto lo Stato, a cui quel territorio appartiene naturalmente, può fare legge e può, gestire e applicare la propria sovranità. Se lo Stato quindi è un'organizzazione politica che si basa su questi tre elementi, dobbiamo innanzitutto distinguere quali forme di Stato esistono. Le forme di Stato non vanno confuse con le forme di governo, infatti è quello che trovate all'ultimo paragrafo della pagina 32, è proprio la distinzione tra questi due concetti. Forma di Stato è quella, diciamo, caratteristica dello Stato che mi dice a chi appartiene il potere all'interno, dello Stato stesso. Se il potere appartiene al popolo, se il popolo ha naturalmente il diritto di partecipare alla vita politica, di eleggere i suoi rappresentanti, di essere un soggetto attivo, si parla di democrazia, che è naturalmente la forma di Stato, possiamo dirlo, migliore, più corretta, quella che almeno in teoria e comunque in gran parte anche in pratica, ovviamente, garantisce la partecipazione di tutti. La parola democrazia è una parola che viene dal greco, che significa potere. Potere del popolo, demos è popolo, crazia è potere, e quindi naturalmente è la forma più moderna, quella che noi abbiamo più comune. Tutti gli stati europei che stiamo studiando, il nostro compreso naturalmente, hanno forme di governo democratiche, perché tutti i cittadini, compiuti il 18° anno d'età, quindi divenuti maggiorenni, possono partecipare alla vita politica dello Stato.
Purtroppo dobbiamo dire che ecco, la democrazia non è l'unica forma di Stato oggi presente, anche se è quella in gran parte più diffusa. Esistono infatti ancora Stati autoritari e teocrazie, anche se il numero di queste ultime è inferiore. Che cosa sono queste due altre forme di Stato? Lo Stato autoritario è quello che normalmente noi chiamiamo dittatura. È uno Stato in cui, cioè, lo Stato non deve rispettare i diritti dei cittadini, come nelle democrazie, ma si impone innanzitutto attraverso una restrizione della libertà dei cittadini stessi e soprattutto è uno stato in cui la sovranità appartiene o a una sola persona o, spesso le cose vanno insieme, comunque a un ristretto gruppo di persone. In questo caso si parla di oligarchia. Naturalmente andiamo indietro nel tempo, le forme di governo che abbiamo studiato finora, la monarchia assoluta, è una forma di stato autoritario. Purtroppo anche oggi esistono delle dittature, per cui gli stati autoritari non sono assolutamente cancellati dal nostro panorama contemporaneo. Teocrazia invece è quella forma di governo, teos è Dio, in cui la sovranità appartiene a Dio e quindi in cui il capo religioso è anche capo del governo e anche capo politico. Un esempio attuale di Stato nel mondo che è una teocrazia è l'Iran, in cui vedete anche l'immagine di Hassan Rouhani che appunto è il capo religioso e politico dello Stato. Già nella slide precedente avrete visto come da democrazia partivano queste due freccine indicanti repubblica e monarchia parlamentare. Ecco, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle forme di governo. Se le forme di Stato sono queste che abbiamo visto, che cos'è una forma di governo? Una forma di governo è l'insieme dei rapporti che esistono tra le istituzioni del governo stesso, cioè tra gli organi dello Stato, la definizione istituzione la trovate alla pagina 32, che all'interno di uno Stato hanno naturalmente diversi ruoli per il suo funzionamento. Le due forme di governo più comuni naturalmente per uno Stato democratico sono la Repubblica e la Monarchia. Monarchia parlamentare, ora che siamo in tempi moderni. Ecco, questi sono concetti che abbiamo già visto, quindi per noi sono un ripasso. Di fatto le monarchie parlamentari sono quelle monarchie moderne, abbiamo visto diversi esempi in Europa, la Spagna, il Regno Unito, i Paesi Bassi e così via, nelle quali in realtà il sovrano svolge una funzione più che altro rappresentativa. È paragonabile, per intenderci, come anche il vostro testo ricorda, al nostro Presidente della Repubblica, perché il potere è in gran parte nelle mani del Parlamento ed è un Parlamento regolarmente eletto dal popolo e naturalmente, oltre che al Parlamento e al sovrano rappresentante dello Stato, esiste un governo. Vedremo poi più in là in altre lezioni di cosa si occupano specificamente questi organi. L'altra forma di governo naturalmente è la Repubblica e sapete che esistono diversi tipi di Repubblica. La Repubblica parlamentare come l'Italia in cui il Parlamento è eletto direttamente dai cittadini o le Repubbliche presidenziali. Tra l'altro esiste anche la semipresidenziale, per esempio quella francese, ma ora restiamo pure su una definizione di massima, scusate. Le Repubbliche presidenziali sono quelle in cui anche il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini. Come il Parlamento. Il primo paragrafo della pagina 34 vi riporta quel problema a cui abbiamo già accennato parlando di stati autoritari, e cioè si intitola, vedete, vere e finte democrazie. Vi dice cioè che non basta di fatto l'etichetta di stato democratico o anche semplicemente di repubblica per essere davvero uno stato democratico. Purtroppo tanti esempi nella storia e anche esempi contemporanei ci dimostrano che stati che di fatto sono nominati ufficialmente repubbliche hanno in realtà il proprio interno regimi autoritari, regimi nei quali la partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato, che è la regola numero uno della democrazia, e quindi il controllo dei cittadini sulla vita politica, non è assolutamente garantito. Il vostro libro vi fa l'esempio della Repubblica Democratica Tedesca, quella Germania Est, ragazzi, di cui abbiamo già parlato quando in geografia abbiamo accennato alla divisione storica della Germania, quella che a partire dal 1961, con la costruzione del muro di Berlino, ricordate, visto che ne abbiamo parlato,
aveva determinato questa spaccatura all'interno della Germania, spaccatura che è durata fino al 1990. Ecco, la Repubblica Democratica Tedesca, che era la Germania Est, di fatto non era uno Stato democratico perché i cittadini erano strettamente controllati, le loro libertà erano ridottissime, e naturalmente non c'era libertà di espressione, di pensiero, di movimento. Quindi fino al crollo del muro di Berlino, appunto, questa mancanza di libertà ha segnato fortemente questo Stato. Ma al tempo d'oggi, naturalmente, la Corea del Nord è forse il più celebre esempio di dittatura, di finta democrazia, è un vero e proprio regime autoritario. Lo Stato si chiama Repubblica Popolare Democratica di Corea, ma di fatto Kim Jong-un, che appunto è il capo di Stato, è a tutti gli effetti un dittatore e questo a osservazione internazionale naturalmente è risaputo. Il vostro libro cita Amnesty International, una serie di associazioni internazionali per i diritti umani che naturalmente hanno ripetutamente denunciato le violazioni dei diritti umani all'interno di questo Stato. A questo punto abbiamo capito che alla base della democrazia e per far sì che uno Stato sia effettivamente democratico ci vuole l'assoluta diciamo, garanzia di uguaglianza tra i cittadini e di libertà di espressione. E in che modo un cittadino ha la libertà di partecipare alla vita politica del suo Stato? Quando naturalmente va a votare. E infatti i paragrafi che vedete alla fine della pagina 34 sono proprio incentrati su questo argomento. Le elezioni sono quelle occasioni nelle quali i cittadini sono chiamati ad esprimere il proprio voto, un voto che deve essere libero, cioè non condizionato, non pilotato, non costretto e segreto. Naturalmente, se non per una scelta personale, ciascun cittadino non è assolutamente tenuto a dichiarare il proprio voto e anche questo naturalmente è una forma di protezione che lo Stato democratico garantisce contro appunto possibili minacce o interventi negativi, naturalmente lesivi della libertà. Che cosa vota il cittadino? Quando si presenta alle elezioni, deve naturalmente votare quelli che saranno, o che egli intende che siano, perché rappresentano insomma il suo pensiero, i suoi rappresentanti all'interno degli organi, organismi dello Stato. Si votano di fatto i cosiddetti partiti. Che cos'è un partito? È un'organizzazione che è alla base della vita politica dello Stato, in quanto presenta innanzitutto un programma ben preciso, che è quello che viene sottoposto ai cittadini ai quali si chiede di votare, ed è questa la classica forma che il vostro testo ricorda di democrazia rappresentativa. Cosa significa questo? Naturalmente noi siamo in tanti cittadini all'interno di uno Stato, non possiamo pensare tutti singolarmente di partecipare attivamente alla vita politica. Dobbiamo scegliere qualcuno che ci rappresenta. Naturalmente quando lo scegliamo, scegliamo persone con le quali siamo in accordo, come idee politiche, come programma, come pensiero. Ecco, questi rappresentanti saranno quelli che eletti in occasione delle elezioni occuperanno i posti all'interno degli organismi, Parlamento in particolare, poi da qui che il governo, ma sono aspetti che vedremo più in là, gestiscono la vita politica dello Stato. Il vostro libro vi ricorda anche che esistono forme di democrazia diretta, e cioè in cui ciascuno di noi può fare immediatamente una scelta importante. Questa forma di democrazia diretta, quella di cui il testo parla alla pagina 35, è il cosiddetto referendum. Il referendum non è un'elezione, il referendum è una consultazione, chiamiamola così, un'occasione in cui ciascun cittadino, naturalmente anche qui maggiorenne, è chiamato ad esprimere un'opinione su una questione di particolare importanza che lo Stato ritiene di sottoporre al suo parere. Esistono due tipi di referendum, quello abrogativo e quello confermativo. Di solito i più frequenti in Italia da sempre sono i referendum abrogativi. Cosa vuol dire? Abrogare vuol dire cancellare, annullare. Funziona in questo modo: viene sottoposto al cittadino un quesito, un problema, diciamo una questione, e il cittadino dovrà rispondere sì o no a seconda che intenda abrogare oppure mantenere la situazione, la normativa che viene citata come quesito del referendum. Invece, il referendum confermativo è quello
quello in cui i cittadini possono confermare oppure no, quindi respingere, la modifica apportata alla Costituzione. L'ultimo che è avvenuto in Italia è stato nel 2016. Ragazzi, rimando alla seconda parte di questa lezione, quindi al prossimo video che trovate legato insieme a questo, la prosecuzione. Ormai siamo verso la fine della lezione, quindi non preoccupatevi, sarà più breve, ma siccome si parla di un aspetto particolarmente complesso da spiegare, preferisco farlo anche utilizzando un breve video che vi presento nella prossima lezione. Ciao!